Suivant sa fiche biographique, Raphaël Gualazzi représente l'une des réalités les plus intéressantes de la musique italienne d'aujourd'hui. Il est amoureux du blues, du jazz, il écrit, joue et chante des chansons qui ont la saveur du classique mais aussi le goût de la modernité, peut-être avec une veine de romantisme. Donc voilà pourquoi il arrive à fédérer un public d'une extrême diversité, un public composé par des personnes d'un certain âge, de personnes adultes, de jeunes et même de très 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 jeunes. Donc à l'avant-garde, mais en même temps avec un patrimoine culturel de base très classique. Raphaël Gualazzi chante en italien et en anglais, il ne parle pas le français. Et voilà pourquoi notre entretien aura lieu en langue italienne. Mais vous allez trouver, bien sûr, dans notre site, un résumé en français de ce que nous allons dire tout à l'heure. Raphaël Gualazzi è a Parigi per un concerto al Café de la Danse, 5 Passage Louis-Philippe, dunque nel quartiere Bastille. L'itinerario di Raphaël Gualazzi è un itinerario complesso, proviene da studi musicali molto seri. Ecco, da quale itinerario viene la musica attuale di Raphaël Gualazzi? Ho cominciato i miei studi in maniera seria, diciamo all'età di 14 anni, e ho frequentato il conservatorio Gioacchino Rossini a Pesaro per circa 8 anni e durante lo studio di questi autori classici mi sono affacciato anche al mondo del jazz, cominciando a sperimentare, diciamo, sul campo prima con alcuni gruppetti, poi suonando dal vivo questa musica bellissima. Mentre poi all'età di 21 anni ho cominciato a scrivere dei brani di mia composizione che si ispiravano alle radici del blues e della musica pianistica del primo jazz, dal ragtime allo stride piano, per poi sviluppare in futuro diciamo tutte questa cultura attraverso delle canzoni che erano contaminate da altri generi musicali. Ho sempre desiderato una direzione eclettica per la mia musica, proprio perché non voglio rinunciare a nessun colore della musica. Ecco, questo eclettismo favorisce il fenomeno curioso, molto interessante, di arrivare a federare un pubblico molto vario.
È quello che abbiamo detto nella nostra introduzione, cioè un pubblico di giovani, di meno giovani, di persone che hanno sensibilità musicali molto diverse, è vero? Sì, sono molto felice di vedere nel mio pubblico, insomma, dal bambino di 5 anni con la mamma fino a persone, voglio dire, di una certa età, ma anche ragazzi, studenti universitari, piuttosto che persone, diciamo, sulla trentina d'anni. Credo che la cosa più importante sia avere un pubblico che ama divertirsi con la musica e che vede nella musica quel bellissimo linguaggio universale che consente di trasmettere, di ricevere e di condividere delle emozioni, che è la cosa più bella. Perché la scelta di cantare sia in italiano sia in inglese? Dunque, ho cominciato a scrivere in inglese perché le mie ispirazioni sono appunto nel blues delle origini e quindi mi sono ispirato inizialmente a tutto quel filone afroamericano da Otis Payne a Muddy Waters, Robert Johnson, Champion Jack Dupree, Roosevelt Sykes, tutti quelli che erano un po' i padri del blues e quindi per questioni meramente forse filologiche, mentre invece ho scoperto la nostra bellissima lingua italiana soltanto nel secondo album. Devo dire che la lingua italiana è una lingua stupenda ed è musicale già a sé, già senza alcuna musica, insomma, sopra già ha un suono bellissimo. E forse la grande sfida è proprio quella di tentare di lavorare con della musica su questa lingua che già è tanto musicale di per sé. Apri gli occhi e te ne vai, la danza è immobile, scopre i tuoi fianchi il vento, e nei giorni ogni momento vorrei percorrere le tue volute velleità. Secondo me una buona musica dovrebbe poter suonare in qualsiasi lingua. Spero di affacciarmi anche al francese adesso con il tempo, quando imparerò questa lingua, perché è una lingua bellissima. Quali sono le novità degli ultimi tempi e in particolare dell'ultimo disco? Dunque, l'ultimo album si chiama Happy Mistake. Quindi è una felice coincidenza, proprio come la vita è una felice coincidenza, la condizione umana è bella nella sua unicità, anche con i suoi piccoli difetti che però la rendono particolare, è bellissima, soprattutto umana. La stessa cosa secondo me si può applicare alla musica. Durante la creazione di questo album ci sono stati diciamo, delle piccole esperienze che potevano apparentemente sembrare errori, ma che in realtà si sono rivelati essere l'anima dell'album stesso. E devo dire che l'approccio eclettico dell'album precedente non è stato smentito, anzi è stato ampliato ancora di più, si è esteso a nuovi generi musicali. E per me la musica sarà sempre un divertimento, un gioco, proprio poi come dice la lingua francese, no? Che dice, suonare si dice je, no? Quindi un giocare, in inglese dicono, quando improvvisi dicono you are cooking, stai cucinando addirittura, quindi è sempre qualcosa di bello, di divertente, di molto umano. Suonare, improvvisare, è proprio questa caratteristica umana che non voglio mai perdere nella mia musica e soprattutto vorrei continuare ad affrontare tanti generi musicali. So I can change.
una domanda che interessa in particolare quelli che seguono le attualità italiane. Com'è andata la recente esperienza al Festival di Sanremo? Ma è sempre un piacere partecipare al Festival di Sanremo perché storicamente è appunto un momento importante per l'italianità musicale. È un evento che è seguito, quest'anno è stato seguito, se non sbaglio, da intorno a 16 milioni di telespettatori. È un evento che forse non tutti gli italiani sanno, ma è seguito molto anche all'estero, insomma dagli italiani e anche non italiani, perché ha una sua importanza storico-culturale. E per me è molto bello poter partecipare al Festival di Sanremo per diversi motivi. Il primo è che mi dà la possibilità di presentare i miei nuovi progetti, quindi professionalmente è un'opportunità molto valida. Guardo e non puoi tentarmi, dipinta di un'immagine che non apprezzerò. Se parli non puoi ascoltarmi, la magra educazione che diffondi fuggirò. Le mani non puoi scottarti, la fiamma si fa labile nell'insensibile. Mi guardi e non vuoi pensarci, ma sei solo un disegno se non puoi decidere. E vorrei. La seconda cosa è che c'è sempre la possibilità di ascoltare altra musica, quindi di condividere altra musica, e al di là del carattere competitivo, che poi è sempre quello che esiste per poter dare un pochino più di divertimento a chi sta a casa, il carattere della condivisione è quello che interessa di più, perché la musica è fatta di condivisione e quindi si può fare. Da non scordare anche che la musica colta ha sempre interagito con la musica popolare, quindi così come la musica colta va preservata e celebrata, così altrettanto la musica popolare va celebrata e conservata, tutelata. Questo è quello che il Festival di Sanremo fa. E la nostra bellissima tradizione melodica viene riportata ogni anno sul palco di una bellissima città che è Sanremo, e quando c'è la possibilità e si hanno i brani giusti da presentare a questo festival è sempre un piacere farlo. Con Raffaele Gualatti abbiamo parlato di musica, ma abbiamo parlato anche della lingua italiana, e questo è un tema che sta molto a cuore ai nostri visitatori italiani e anche francesi appassionati alla cultura italiana. Quindi questo elogio della lingua italiana, lingua musicale, ecco, ancora una parola su questo. Dunque io vorrei aprire una parentesi ironica che forse ho già aperto in altre situazioni, su un film che io al momento abito a Londra, e quindi stavo guardando un film in lingua inglese. Era 007, non ricordo se fosse l'uomo dalla pistola d'oro, qualcosa del genere, non mi ricordo che esattamente quale episodio, diciamo, della serie fosse, e c'è un momento in cui questo agente è a cena con la sua bella, e a un certo punto dice questa frase italiana con un calice di vino in mano, dice: a questo momento e a quello che verrà. In realtà mi venne da ridere, perché in realtà lei si scioglie praticamente, e in realtà non ha detto niente di, cioè, a questo momento e a quello che verrà, cioè non è che hai detto niente di romantico, però la lingua italiana è percepita così, come sinonimo di sofisticatezza, di bellezza, di musicalità e raffinatezza, al di fuori dall'Italia, è che in qualche modo ci si sente lusingati, e io spero sempre di poter scrivere in italiano e di portare la mia cultura, la mia lingua anche fuori dall'Italia, finché ne ho la possibilità. Quindi. Infatti, gli italiani forse si denigrano un po' troppo, bisognerebbe ascoltare molte frasi come queste di Raffaele Gualatti sulla lingua italiana. Grazie. Grazie a voi e a presto.